Quell'accordo è un imbroglio per i lavoratori e la posizione di Felice Antonio di Schiavi della CISL Funzione Pubblica in riferimento alla proposta di Molise Acque per i 50 lavoratori precari da qualche giorno senza contratto relativa al rinnovo per ulteriori 3 anni a 18 ore settimanali. Sull'apertura dell'azienda pubblica che assicura l'erogazione del servizio idrico in regione, da registrare l'adesione maturata nel corso di un recente incontro da parte della UIL e soprattutto di 23 dipendenti interinali. Di tutt'altro avviso, come anticipato, l'altra forza sindacale guidata da Di Schiavi che, sulla base di quanto sostiene tra gli altri il Partito Comunista dei Lavoratori con il segretario Tiziano Di Clemente, ritiene che per quei lavoratori, dopo 10 anni di precariato, sia maturato un diritto acquisito alla stabilizzazione. Non firmeremo mai un simile accordo, tuona Di Schiavi, che intanto nella sua invettiva, insieme all'azienda, prende di mira lo stesso sindacato favorevole all'accordo. Più che vincere l'azienda, hanno perso i lavoratori, perché i lavoratori sono stati illusi dall'azienda e da qualche organizzazione sindacale e si vogliono accontentare, almeno una parte, una piccola parte di essi, si vogliono accontentare di questo contratto, di un ulteriore contratto di precarietà. Sono 10 anni e più che lavorano con Molise Acque, con contratti di precariato. Adesso che c'era questa possibilità di insistere, come stavo insistendo io come CISL, presso l'azienda, per farli assumere a tempo indeterminato, perché c'è un obbligo di legge assumerli a tempo indeterminato, loro tramite qualche, almeno una parte di loro, tramite qualche organizzazione sindacale hanno ceduto o almeno stavano cedendo. Noi come CISL non cederemo mai, io non firmerò mai quell'accordo perché lo ritengo un accordo imbroglio per i lavoratori.